Mark lavora in un laboratorio segreto con regole estremamente rigide. Una volta si immerge talmente nei suoi esperimenti che non si accorge della fine della giornata lavorativa. Quindi rimane chiuso dentro e può uscire dall'edificio solo attraverso una di queste tre porte. Un'uscita è sorvegliata da un orso. Vicino alla seconda, un grosso cane furioso cammina nervosamente al guinzaglio. E l'ultima porta è bloccata da una guardia armata che non infrangerà mai le regole. Quale porta dovrebbe scegliere Mark per tornare a casa? Mark dovrebbe scegliere la prima porta. Sì, l'orso sembra minaccioso, ma sta dormendo. Quindi, se Mark è abbastanza silenzioso, c'è una possibilità che passi accanto all'animale senza essere notato. Tre cameriere stanno lavorando in un ristorante, servendo bevande e cibo. Ma una di loro è in realtà una ladra. Riesce a capire chi? È la ragazza nel mezzo. Hai notato la sua borsa? È Dior. Chi indosserebbe una borsa di marca mentre lavora in un bar? Deve averla rubata pochi istanti fa. Guarda queste persone mentre partecipano a una riunione di lavoro. Sembrano eleganti e benestanti, ma una è in realtà un agente di polizia sotto copertura. Riesci a individuarlo? È l'uomo a destra. Hai notato le sue vecchie scarpe da ginnastica? È una scelta curiosa per una riunione d'affari in un posto di lusso. Queste due donne sembrano comuni prigioniere, ma una di loro è in realtà un lupo mannaro sotto mentite spoglie. Riesci a capire quale? È la ragazza a sinistra. Hai notato i segni di artigli sul muro della sua cella? Deve essersi innervosita un po' a un certo punto. Oh oh! Tre persone stanno mangiando in un bar. Tutte sembrano clienti abituali, giusto? Ma se ti dicessi che una di loro è in realtà un vampiro? Prova a individuare il mostro prima che inizi la caccia. È la donna sulla destra. Guarda, la ragazza a sinistra sta mangiando pizza con aglio, quindi non può essere una vampira. L'uomo al centro si riflette nello specchio appeso al muro dietro di lui, quindi rimane la donna a destra. Damien parte per una crociera tanto attesa. All'inizio va tutto a meraviglia. Poi una giovane ragazza, Alex, anche lei sulla crociera, scompare. La nave cambia immediatamente rotta e si ferma in un porto. Arrivano i poliziotti e interrogano i passeggeri. Dopo l'interrogatorio hanno tre sospetti. Quando Damien li guarda attentamente, si rende subito conto di chi è responsabile della scomparsa della ragazza. Riesci a capirlo anche tu? È la donna a destra, ha la valigia di Alex. La ragazza l'aveva all'inizio del viaggio e c'è il suo nome sul manico. Un giovane insegnante di geografia è scomparso il primo giorno di scuola. La polizia ha tre sospetti: il preside, l'insegnante di educazione fisica e il bidello. Osserva attentamente queste persone e trova il colpevole. Il bidello è coinvolto nella sparizione dell'insegnante di geografia. Hai notato il mappamondo nel suo armadio? Questo dormitorio universitario ha regole molto severe riguardo il coprifuoco. Ma guarda questa stanza, un inquilino è riuscito a sgattaiolare fuori per andare a una festa e tornare. Chi è il trasgressore? È questo ragazzo a sinistra. Hai notato i braccialetti fosforescenti sul suo braccio? Guarda questi tre zombie. Uno di loro non è così cattivo come sembra. Riesci a capire quale zombie non è pericoloso?
Lo zombie a sinistra sta accarezzando un cane. Sembra che ami gli animali, non può essere pericoloso. Tre guardie del museo stanno proteggendo il vaso più costoso della storia. Era custodito in un caveau usato per conservare gli oggetti più preziosi. Ma tutte queste misure di sicurezza non sono bastate e il vaso è stato rubato. Poiché nessuno è entrato o uscito dal caveau, la polizia conclude che il ladro è un guardiano. Guarda questo filmato di sicurezza e indica quale guardia è il criminale. È la terza guardia. Nel filmato non si è mossa nemmeno una volta, il che è impossibile per un essere umano che respira. Deve aver manipolato il filmato alterando la registrazione di se stesso. David si è trasferito in una piccola città e ha deciso di farsi un tatuaggio per celebrare questa nuova fase della sua vita. Ci sono solo due studi di tatuaggi in città. Uno è buio e cupo, l'attrezzatura è vecchia e il tatuatore stesso ha un tatuaggio malfatto sulla schiena. Il secondo studio è luminoso, l'attrezzatura splende e il tatuatore ha un bellissimo tatuaggio eseguito con maestria sulla schiena. Stranamente, David sceglie il primo studio. Perché? Ci sono solo due tatuatori in città e non possono tatuarsi da soli la schiena. Questo significa che si sono fatti tatuaggi a vicenda. Se confronti i loro lavori, vedrai subito che, nonostante il vecchio equipaggiamento e l'atmosfera cupa del suo studio, il primo tatuatore è molto più abile. Una guardia di sicurezza in un supermercato trova un portafogli smarrito. Dopo aver fatto un annuncio, si presentano due ragazzi, ognuno affermando che il portafogli è suo. La guardia li osserva e consegna il portafogli al ragazzo più alto. Perché? Guarda, la sua cintura è esattamente dello stesso stile e dello stesso materiale del portafogli. Deve essere un set. Il portafogli e la cintura sono stati venduti insieme. Alice si perde nel bosco. Dopo aver vagato per un po', vede un castello misterioso. Quando entra, il proprietario del castello appare immediatamente. Le fa una proposta. Alice deve rispondere alla sua domanda e lui ne mostrerà la strada per tornare a casa prima di mezzanotte. Ma se sbaglia, rimarrà nel castello per sempre. Alice accetta. Ci sono quattro specchi sulla parete. Ogni specchio riflette una creatura mistica. Un drago, un vampiro, una sirena e uno zombie. Alice deve capire quale riflesso non è reale. Puoi aiutarla? È il vampiro! Ricordi che queste creature non si riflettono negli specchi? Michael si sta preparando per un appuntamento tanto atteso. Ma quando arriva, rimane scioccato nel vedere due ragazze identiche. Entrambe affermano di essere lì per l'appuntamento. Puoi aiutarlo a scoprire quale ragazza è un'impostora? La ragazza destra non è umana. Hai notato che ha due piedi sinistri? Un agente di polizia sostiene che uno dei sospettati che ha arrestato è un lupo mannaro. Riesce a capire chi non è umano? La poliziotta stessa è un lupo mannaro. Guarda le sue mani. In realtà non ha unghie, ma artigli. Entrambe queste donne affermano di essere la madre di questo bambino, ma una sta mentendo. Pensa attentamente e smaschera la falsa mamma. La signora a sinistra ha lo stesso colore di capelli e occhi del bambino, ma la seconda ha due nei negli stessi punti del bambino. Inoltre indossa un braccialetto che raffigura un bebè. Nel magico paese di Narnia, tutti gli animali sono intelligenti e razionali. Stai osservando 10 leoni e una pecora. Se ti distrai, un leone mangerà la pecora. Quello che i leoni non sanno è che, successivamente, quello che ha mangiato la pecora si trasformerà a sua volta in una pecora.
in questo caso, gli altri leoni potrebbero mangiarlo. Se lasci questa compagnia da sola per un po' di tempo, quanti leoni e quante pecore troverai al tuo ritorno? Quando torni, ci saranno 9 leoni e una pecora. La cosa principale qui è che tutti gli animali sono razionali. Una volta che un leone avrà mangiato la pecora e si trasformerà esso stesso in una pecora, gli altri leoni capiranno le conseguenze e preferiranno restare nella loro forma naturale.